Rispetto al caricamento dei dati della precedente parte di esercitazione, con il caricamento di ProvNaDissolve ci è comparsa questa maschera. Dunque, questa maschera praticamente ci chiede in che sistema di riferimento è stato generato questo nostro dato. In questa esercitazione non andremo a utilizzare nessun dato di riferimento, infatti qui non ho caricato nulla, ma bensì andremo a estrarre le informazioni per una georeferenziazione dal raster stesso. Come puoi vedere qui ci sono praticamente le tacche. Eccoti qui all'esercitazione di riepilogo. In questo breve video ti dirò in maniera molto molto sintetica cosa devi fare. Per quanto riguarda la georeferenziazione dei vettori, all'interno della cartella che ti ho inviato potrai trovare i file di riferimento per questa esercitazione, che sono questi due.